coinvolgere il più possibile le persone alla vita della città. A pochi mesi dalle elezioni, Matteo Ricci rilancia il campionario di format collaudati per continuare a innovare la partecipazione cittadina, confermando modi di stare in mezzo alla gente che gli hanno consentito di parlare a gran numero di persone. Si partirà da novembre, il sindaco andrà avanti ogni mese con una cena nelle case dei pesaresi e un taglio di capelli o barba nelle boutique. Non mancheranno i passaggi agli universitari diretti ad Ancona, Bologna e Urbino che discuteranno dei nodi della città con Ricci alla guida. In primavera si aggiungeranno alla lista le camminate nei quartieri che hanno avuto una media di 200 persone a iniziativa. Dopo le feste natalizie infine l'appuntamento con la ginnastica per smaltire tra centro storico e mare. Vogliamo confermare e rilanciare dei format che mi hanno consentito di parlare e coinvolgere migliaia di persone, facendo diventare protagonisti le famiglie o i locali che mi hanno ospitato. Se si crede nella partecipazione bisogna innovare, bisogna rischiare, perché mi hanno preso anche tanto in giro per questi format, ma sono il loro successo è la dimostrazione che si deve provare a cambiare la partecipazione e si deve provare a tenere insieme la partecipazione reale con quella social, in modo tale che il tutto possa in qualche modo amplificare e al tempo stesso creare un rapporto costante con i cittadini. Le iniziative del sindaco aperte alla città hanno coinvolto migliaia di utenti attraverso i social e le dirette Facebook, dove i cittadini hanno partecipato attivamente alla condivisione dei temi discussi ad ogni appuntamento, raggiungendo le 7.000 visualizzazioni. Le domande di richiesta si potranno fare al seguente indirizzo email oppure sui canali social del sindaco.